Ci sono delle ricerche che evidenziano che gli stati nei quali le persone sono più felici hanno queste caratteristiche: bassa disuguaglianza, quindi il tema rientra assolutamente da quello appena discusso, alto capitale sociale, forte coesione, bassa disoccupazione e inflazione, alta partecipazione democratica, alta fiducia, basso inquinamento atmosferico. Questo nostro bellissimo paese, che è un paese meraviglioso, che nessun Sarkozy e nessuna Merkel può permettersi di irridere o di deridere, probabilmente ha bisogno di una nuova classe dirigente. Il probabilmente è un eufemismo. E sarebbe bene che noi, manager, imprenditori, professionisti, dipendenti, eccetera, questo snobismo, parlo per me, di delegare la cosa pubblica agli altri, cominciassimo a vederlo come un elemento non vincente, non positivo. Chiudo con una battuta, perché la felicità, abbiamo visto, è in larga parte una qualche cosa di strutturale esterno a noi, ma in altrettanta larghissima parte è una questione che dipende da noi. Quindi noi abbiamo il dovere, nei nostri 4 metri quadri, di fare tutto ciò che possiamo fare per essere felici, perché solo se siamo felici noi rendiamo felici gli altri. E mi viene in mente Maurice Chevalier. Aveva 90 anni, 85 anni, e gli dissero: ma lei è felice di invecchiare? E lui rispose: se considero le alternative, sì. Grazie. È un uomo in gambe, poco da dire. Talmente in gamba che noi abbiamo istituito recentemente, d'accordo con l'Istituto Internazionale di Conferimento della Certificazione per Competenza, il Certified Management Consultant, a Lauro Venturi per la prima volta la certificazione CMC. Grazie. L'idea è che vogliamo arricchire la nostra comunità dei consulenti, no? Portando dentro personaggi che la onorano, l'hanno onorata, la onorano, la impersonificano nel quotidiano, e quindi ci sembrava, no? Di dirle, non, solitamente noi facciamo fare l'esamino perché è una cosa seria, il colloquio, chiediamo dei documenti per sapere, ma è proprio vero che è bravo, andiamo dai clienti, quindi c'è un iter prima di prendere una persona a bordo e certificarla di un suo rigore. Nel suo caso scavalliamo tutto. Riteniamo che le testimonianze, le evidenze siano oggettive e abbiamo piacere di invitarlo ad essere il nostro consulente CMC. C'è anche, se lei usa il PIN, io non sempre lo uso, però se le piace, questo è il nostro PIN da mettere qua che simboleggia proprio il far parte della comunità. Grazie ancora allora. Ma DCNA non è l'unico che ha conseguito la certificazione CMC. Noi ci ha chiesto la CNA di Bologna ha 14.500 aziende associate e circa 50 consulenti al proprio interno, e ce n'è una fascia top molto elevata, e la CNA di Bologna ha chiesto di certificare anche questa fascia top. Sono 16, li abbiamo certificati nel 2011, affinché, ci dicono in CNA, sappiano i nostri soci, che sono anche i nostri clienti, che noi riserviamo loro solo l'alta qualità.